Gioia Sport, il blog con tutto lo sport della tua città. Gioiasport.com. Mister Telli, alla fine della partita tra Gioiese e Siderno ha visto la sua squadra soccombere per 3-1. Non è bastato, mister, l'impegno profuso dei suoi giocatori? Troppo forte la Gioiese. Ma sicuramente non è la partita di gioia la nostra rivalsa, anche per qualità di giocatori in campo e anche di classifica, però ne usciamo contenti di aver fatto una buona partita. Forse avremmo in qualche episodio aver preso qualche gol in più, in qualche altro evitarlo, però penso di aver fatto un buon primo tempo, chiuso in vantaggio con principi di gioco buoni per una squadra che lotta nei bassi fondi della classifica. Penso che abbia dimostrato che può migliorare e deve migliorare. Poi torno a dire, la qualità della Gioiese non si discute, sicuramente in un'occasione o nell'altro forse ci avrebbe pressato in modo forte nel secondo tempo, lo sapevamo, però siamo contenti della prestazione al di là del risultato. Concordiamo con lei naturalmente, mister, va sottolineato anche che è una squadra che si è riformata nuovamente, quindi i giocatori si stanno pian piano anche amalgamando tra di loro. Sicuramente il suo intento è anche quello di valorizzare i tanti giovani. Abbiamo visto che la panchina era composta da tutti i 95 in pezzo. Sì, questo è l'obiettivo attuale della società, che non deve perdere, è questo, perché al di là che vai ogni domenica a giocarti le partite in campo, il campionato d'eccellenza, poi se non hai qualità non è che puoi affrontare le partite in un certo modo, però sono tutti ragazzi di Siderno, tutti 95 di una certa caratura, diciamo, che aspirano fiducia anche per il futuro, al di là poi della categoria che andremo a fare. Venivamo anche qui con 4 squalificati, non è questo, noi magari la partita può darsi che la facevi male o bene, questo non si può dire, però vedendo le persone che mancavano, è una squadra imbottita di giovani sia in campo che siamo scesi con 6-95 in campo e poi anche in panchina, le sostituzioni erano sempre mirate sui ragazzi. Siamo contenti di aver tenuto il campo bene, aver fatto una buona partita, non aver sfigurato contro una squadra di qualità come la Gioiese. Quindi anche per tranquillizzare, diciamo, i tifosi di Siderno, il Siderno continuerà fino alla fine per mantenere, voglio dire, anche questo titolo, che è una cosa importante. Ma al di là di questo, del titolo, perché noi ci teniamo, perché non me ne voglia nessuno, siamo sempre il Siderno, al di là se siamo ultimi in classifica. Abbiamo un prestigio da difendere e lo difenderemo in tutti i campi, in tutte le partite. Ti posso garantire che noi non regaleremo niente a nessuno, perché vogliamo giocarci. Se si perde, perde il campo, ma non andare a perdere la faccia. Questo è un altro tipo di discorso. Noi l'abbiamo dimostrato, siamo di qua gioia a fare la nostra onesta partita, ci siamo riusciti bene nel primo tempo, meno nel secondo, c'è il giudizio lo ha sempre il campo, non è che possiamo andare contro i giudizi del campo. Ha detto che la Gioiese era più forte e ha vinto meritatamente, però noi giocheremo tutte le partite così, anche perché sto dicendo, per crescere, far crescere i ragazzi, far credere alla società che non è niente di perso, devi andare a combattere tutte le domeniche come abbiamo fatto oggi noi in campo. Mister, per concludere oggi guardiamo anche quella che è la classifica generale, il distacco tra la Gioiese e la seconda in classifica è aumentato, visto che il Rende ha perso a Guardavalle, si fa serrata la lotta tra Rende e Roccella. Lei come vede questa lotta al vertice tra le tre squadre? Allora, io metto Gioiese, la metto già da parte, ma no, perché c'hai 7 punti, perché ha dimostrato che è dalla prima giornata che è prima in classifica. Quando una squadra dalla prima giornata è prima in classifica vuol dire che ha la qualità e i numeri per stare lì, cosa che non hanno fatto né Roccella né Rende, che sono stati sempre staccati di una quota di punti non indifferente, no, di 1-2, ma fino ai confronti diretti. Purtroppo nel confronto diretto una sconfitta ci può stare, come gli è successo alla Gioiese tra Rende e Roccella, se no il campionato sarebbe stato chiuso, penso io, un mese fa. Però a oggi la qualità dice Gioiese con 7 punti di vantaggio, non vedo altre squadre, al di là che Roccella è un buon organico, il Rende è un buon organico, però penso che la Gioiese è arrivata a questo punto con tutti gli scongiuri per la città di Gioia, i tifosi Gioia, solo loro possono perdere questo vantaggio, avranno il modo di gestire bene delle partite dove sono gli altri che devono un po' andare a fare la rincorsa e non la Gioiese. Forse l'errore della Gioiese nelle partite di Roccella e Rende forse è stato questo, convinta di aver 7 punti, perché se gestiva meglio, no che loro non hanno voluto,
però magari inconsciamente ti sembra che magari chiudi il campionato, come parlavamo con Mario Dal Torrone, sto discorso qua, allora gli ha giocato un po' un brutto scherzo, però a tutt'oggi hanno dimostrato che anche avendo delle difficoltà in casa con il Rocella, sono andati a San Giovanni in Fiore, hanno vinto, oggi hanno vinto, e le squadre che vanno fuori, vedi il Rende oggi che cade a Guardavalle e il Rocella rincorre, però la rincorsa un minimo scivolone, e allora non ci sta anche per il Rocella, buona squadra per com'è, il punteggio diventa sempre un margine da gestire bene da parte della società gioiese, la città di Gioia, che secondo me merita, una squadra che è prima classifica dalla prima del campionato merita tutto, non vedo scusanti da parte di nessuno, vedo gioiese meritatamente loro. Gioia Sport, il blog con tutto lo sport della tua città. GioiaSport.com